Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Allora, oggi è domenica, quindi buona domenica a tutti quanti. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa avete fatto, perché beh, quando vedrete questo video ormai sarà già passata la domenica. Noi niente, cioè stiamo in casa, non è che non andiamo da quel, cioè non si può andare da nessuna parte. E quindi, visto che c'è anche Maurizio, ne volevo approfittare per fare qualche cosina in più. Oggi è anche una bella giornata, c'è il sole, c'è l'azzurro, quindi sono proprio contenta. Fa freddo, però comunque c'è il cielo azzurro, quindi mi mette di buon umore. Perciò adesso mi spiccio, perché sono già le 10, ci siamo appena svegliati, cioè io mi sono appena svegliata e c'è Gabriele sveglio. Facciamo un po' da mettere in ordine. Adesso vi faccio vedere Gabriele. Non mi fa vedere. Ti si vede solo la schiena, va bene? Sì, ora sì. Che sta giocando. E siamo svegli e lui niente, quindi praticamente vorrei piegare la roba di, cioè ripiegare la roba di lana e dividerla nelle bacinelle. Poi devo tirare fuori la roba dall'asciugatrice, fare una nuova asciugatrice. E poi Mamma, guarda. mi piacerebbe stirare, ma mi sa che anche oggi non ci riesco, anche perché male di domenica. Comunque fare sicuramente lavatrice e asciugatrice. E poi Al lumino gli fanno gli ordini di brochet. Non me li fa vedere, però gli rifatto. Perché? Perché vedi, c'è scritto gli ordini. E niente, quindi non credo, però vorrei stirare. Adesso vediamo se mi gira bene, magari oggi pomeriggio. Boh. Comunque, sono meglio che comincio. Biscotti buonissimi. Ah, li devo far vedere, giusto, Gabriele, bravissimo. Anche i biscotti. Che bello Qui la questo. roba da piegare. Ci do dentro, eh. Questi qui sono quelli senza glutine e questi piccolini sono da fare da soli, tipo 5 minuti perché si abbronzano immediatamente, no? Questi sono di papà. Prendine uno, prendilo, dai! Vabbè, già brontola. Comunque, qui ci sono invece i nostri biscotti. Anche qua, come vedete, qualcuno si è abbronzato un pochettino di più. Comunque, i bambini e anche io dico che sono molto buoni. Allora, per pranzo sto preparando la pasta con le fave. Qui c'è il pentolone per noi e qui invece quello per Maurizio e Gabriele. La ricetta praticamente dice che ho trovato in un libro che era di mia suocera, dice di fare con l'olio, la cipolla, il sedano tritati, la pancetta, dadini, fate un bel soffritto. Quindi io ho usato questo qui dell'Eurospin che era già fatto, c'è anche mezzo alla carota, ma vabbè, ce la facciamo andare bene. E adesso vado ad aggiungere la pancetta.
Io l'ho presa affumicata perché ci piace un pochettino di più in confronto a quella dolce. Ma ognuno poi può fare, scegliere quella che preferisce. Allora, ho messo la pancetta, adesso lasciamo rosolare un pochettino. Ho preso due confezioni e poi ne ho messe di una 3/4 a loro e per noi una e un quarto, appunto. Le fave sono qui, le ho messe a bagno ieri sera perché erano quelle secche e sono decorticate, per cui la ricetta diceva di lessarle prima, ma noi invece le metteremo assieme perché comunque sicuramente sono più tenere. E niente, quindi tra un pochino aggiungiamo le fave e loro dicevano di mettere il prosciutto crudo a listarelle, io invece ho preso lo speck e niente, quindi adesso vado a scolarli e poi più o meno cerchiamo di dividere equamente, nel senso, le fave, perché comunque per noi ce ne andranno di più, per loro di meno, però vediamo come ci viene questa pasta con le fave. Allora, ho unito le fave in tutte e due le pentole. E adesso vado ad unire appunto lo speck e poi aggiungiamo l'acqua. Lì praticamente diceva di fare tutto questo ambaradan, poi di far cuocere la pasta e di buttarcela dentro. Io farò diverso. Mettiamo l'acqua, gli ingredienti che vanno messi, insomma, tutto quello che va messo, mettiamo l'acqua, aspettiamo in modo che cuociano le fave. Quando le fave sono quasi cotte, vado a buttarci la pasta dentro, perché a me non mi sconfinfera il fatto di farla cuocere cioè se lo sapevo facevo tutto questo in una pentola e poi facevo le pentole per l'acqua. Siccome non ho letto la ricetta prima, sinceramente, e adesso mi trovo così, farò così, cioè faccio cuocere la pasta direttamente poi dentro la pentola con le fave. Quindi aggiungiamo Abbiamo lo aggiunto speck. l'acqua, adesso lasciamo cuocere le fave. E poi, quando sono quasi cotte, andiamo a buttare la pasta. Quindi ci vediamo tra un Oggi po'. apriamo come primo calendario il brochet. Oggi è il 13. Ok, allora vediamo un po' cosa. Oh, è un shampoo. Shampoo così piccolo. Perché se io ce l'ho Sì, ripacchettato. uno shampoo crema nutrizione. Bene, che i nostri capelli hanno bisogno di essere nutriti. Un tetezzi che fa la mamma. Voglio fare una piccola. Noi siamo ricchi. Cioè, guarda un attimo. Vedi questo bicchiere? Giada apre la casellina di oggi, che è il 13. Qua. Vediamo un po' cosa c'è oggi. Che cioccolatino. È la calza di babbo. Wow. Calza. Ma non devi aprire il tuo. Ma tu ci sei rimasto male quando hai capito che l'Ivan di cognome faceva mica? Wow. Top, 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 top. Sì. Dai, Samuel. Belle. Non avrò mai solo io una cosa. Dai, fai. Ma che carine, che brillantini. Guarda che il 24 l'apri tu. Ok. Perché Come fai a saperlo? ha fatto un conto. Perché? Adesso apriamo il 13 del tè. Vai, Sabrina, leva la bustina. Prima. Non è quella. Sì. No, Dai. è questa. Come? Sì. Ok. Vado a leggere su. Vai, Sabrina, che sei una lettrice. Guarda ragazzi, mi Ah, ma spiego. perché siamo più vicini? Allora, il 13 è. Oh, bacche di goji. Anche il 22 Sì, il sento. 13, apriamo la Ecco, candela, vai. io. Tanto sappiamo c'è una candela, ma vediamo come sarà. Potevano anche. Rosa? Ma di nuovo. Sì. Ma anche ieri era rossa. Sappiamo, no. Gabri, Mi sembra apri sempre tu, mele Gabri. cannella. No, Gabri, Gabri, apri tu. Ok, va bene, apri Brina. Decidetevi, chi apre? Apro io. Io che non ho mai aperto. Apri tu. Poverina, ti fa male il dito. È difficile tipo infilarla qui.
Può aprire il sacchetto, Sabrina? Okay. Comunque questo è carino. Tieni, vediamo. Non è da mangiare che fai il mio. No, non è perché non è. So chi c'è. Chi c'è? Quello che vuoi tanto tu, io. No. E chi è? C'è no, no. Dove l'avevamo anche trovato? Non mi veniva. È carino. Quello lì è nappa. Con i capelli lunghezza. Quello lì è nappa. Vedi, l'avevamo trovato anche qua, solamente che questo è suo fratello, vedi? È nappa questo. Questo è nappa. Ah, ma per dire, no. Mamma mia, lo so che non sono fratelli. Guarda la papà. Comunque è carino. Qua si vede questo coso azzurro. Pum 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 pum. Kamehameha Big Bang. Va bene, ma vedi che loro due combattono contro di Goku. Però sono carini. Stai, metti a posto. Ok. Questo stava nell'11. Adesso apriamo. Ah, quello che gli ho fatto. Dai, aprite il calendario di oggi. Poi ci fate vedere cosa avete trovato. Sì. È un latte per il corpo. E cosa ci devo fare con il latte per il corpo? Lo spalmi su tutto il corpo. Sì, anche se da mangiare questo. Dai. Allora, Sabrina ha trovato questo. Cosa per mettere allora, questo serve per questo. E poi questo serve per fare il corpo. Ok. Forse no, è un per po' tirare forse un per tirare indietro le pellicine. E poi così puoi mettere lo smalto. Ok, adesso non te lo puoi mettere questi tu due. Ma tu hai detto che vuoi fare questi due. E quindi ne mini... No, io. Ma? Lei. Cosa? Anche tu l'avevi detto. Sì, se non cambiaste lavoro ogni 2 minuti. E poi c'è il coso per truccarti. Sì, finalmente. Gabriele invece ha trovato burro cacao al cocco. Io ce l'ho, anche io ce l'ho al cocco. Emanuele ha trovato i braccialetti. No, la veniva, mamma, mi fai vedere Emanuele i braccialetti? No, è uno. Me lo fai vedere? Ce l'abbiamo tutti e due. Però se non lo disfavi era me. Giorgia, cos'hai tu? Un capellino. Ma io però non c'è. Ma c'è amore, ti mi piace? Sì. La bombolzetta. Va bene. E anche per oggi abbiamo aperto i calendari. In questa domenica pomeriggio avevo promesso alle bambine che facevamo un laboratorio di botanica. Che è questo qui. L'hanno regalato un anno fa praticamente a Giada. Per il compleanno non abbiamo ancora avuto modo di farlo, perciò adesso lo apriamo. E quindi adesso finalmente lo apriamo e vediamo se riusciamo a far crescere le piantine. Vediamo se ce la facciamo. Vediamo, allora. Ci sono i vasetti con le forbici e i semini, penso. Quella lì è la serra. E qua ci sono le istruzioni. E qua ci sono le istruzioni che... Però non, io quello che non capisco, a me la terra sembra un po' poca. Ah beh, ma tanto subito. Io quello che non capisco è che non ci hanno dato i semi. Sono qua dentro queste bustine. La torba. Aspettate che lo leggo. La torba è un composto di materiali organici che sprofondati su terra sono ricomposti con un po'. Vabbè, adesso dobbiamo prima montare la serra e poi... Ah, per metterlo per... Ah, qui c'è tutto. Istruzioni per giocare. Poggiare le parti della serra sul foglio di plastica trasparente e tagliarlo lasciando un po' di margine attorno. Cos'è questo? È foglio di plastica.
Alla serra, sì. Va bene, noi montiamo la serra e poi ci vediamo dopo quando capiamo come piantare i semini. Ma è impossibile da fare. Una prova, ma i buchi nel vasetto, vedete, sono troppo grossi, la terra esce tutta. Allora mettiamo, mi è venuto in mente, ho letto e lei diceva, però poi mi è venuto in mente che abbiamo i cotoncini, quindi li mettiamo sul fondo. E però non ci stanno, dobbiamo tagliare. No, c'è che ci stanno. Devi farlo tipo come un aspetta amore, adesso ti do questo, ne faccio solo uno, poi gli altri capendo come fare li fai tu, ok? Vedete, così, così almeno non cade la terra. E poi andiamo a riprendere la terra. Te, guarda Gianna, ce l'ho qui Sabrina. Te. Però io le ho i semini, altrimenti i semini devono... No, mettili tutti assieme. Allora, riprendiamo la terra con i semini. Che cosa ci fa? Devi mettere... Rovesci un vasetto. Questo, perché questo è già vuoto qua. Dai. Rovesciamo di nuovo la terra con i semini che avevamo già... Aspettate che li metto più qua, così magari... Devo solo... Mi passi ecco. Quell'asciugamano che c'è, quello quell'asciugamano che c'è dentro con la bacinella. Ok. Adesso aggiungiamo poi ancora un po' di terra e poi li mettiamo, li posizioniamo lì. Ok. Fatto. Ok. Ora io faccio questo. Perché sennò la terra usciva tutta dai buchini dentro il vasetto praticamente. Però li abbiamo fatti tutti uguali, quindi possiamo tutti fare tutto. Ok. Questo qui è la serra che va messa poi sopra. Questi buchini sono un po' storti per far prendere aria, ma fa niente. Sarà anche da questa parte. E quindi adesso andiamo a completare questi, poi la mettiamo sopra. E poi vabbè, bisogna annaffiarla e vediamo se riusciamo a fare crescere qualche cosa. Speriamo di sì. Oh, aspetta. Okay.
Hai già messo il collo? Sì, il collo. Aspetta. Sta cadendo la serra. È tutto rotto. Serra non cadere. Ok. Aspetta. Non sta cadendo. Aspetta, aspetta, tu... Tengo, aspetta, tengo. Okay. Non toccarla con... Sto sistemando il cotoncino per farci aspetto. Ora. Ok. Niente. Questo. Vado a prendere l'acqua. Con l'imbuto. Cioè con il l'annaffiatoio che imbuto. Vado. Il frocco. Adesso mettiamo la serra. E adesso ve la faccio vedere, aspettate. Ma no, va bene. Guardate. Adesso in pratica qua di lato, vedete qua, vabbè, ma non serve a niente. Aspetta, qua ci sono questi buchini. Facendo molta attenzione, l'acqua cosa fa? Va lì, boom, boom, e va praticamente nel vasetto. Il cotoncino comunque non è che va a cambiare questa cosa, perché assorbe, si inzuppa l'acqua e dà l'acqua alla terra. Poi di sotto, perché mi era venuta la fantasia di fare l'orto in casa, ho altra terra, ho tutta la roba che ci va sotto, e i vasi più grandi, quindi se riusciamo a farli partire bene, poi ce la possiamo fare. Non so sinceramente, perché volevo metterla là. Però adesso c'è l'albero di Natale e quindi non la possiamo mettere. Non penso che ai tempi di Gesù ci fosse la serra. Poi è più grossa della capanna. Ecco fa. Ecco, poteva metterli qui dentro. È una capanna. No, è una serra. Va bene. Fagliela mettere una volta Giana. Ti dico io, boh. E cercate di muoverla almeno possibile, perché sennò esce. Guarda, tutta... mamma, il primo l'acqua si sta già assorbendo. Il cotoncino sta già assorbendo. Beh. Che è il tuo. Bene. Quindi se no quello della mamma è uscito. Ti dico io, boh, guarda da quassù. E niente, vabbè. Quindi abbiamo fatto la nostra serra, adesso nei giorni a venire vedremo. Vedremo come si svilupperà la cosa, se si svilupperà. Devo andare a prendere. E adesso è ora di, indovinate, preparare la cena. Per cena ho fatto semplicemente una pasta con l'olio. E qui praticamente c'è i nostri spaghetti. Ho fatto per noi due formati di pasta: spaghetti, perché sennò era poca, spaghetti e tortiglioni. I tortiglioni li hanno mangiate le bambine piccole, poi Pia. E invece gli spaghetti li mangiamo io e Manuel. Vabbè, poi ne avanzeranno, li mangeremo anche domani. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domani con un nuovo video e un nuovo Vlogmas. Ciao! 1, 2, 3!